Sarebbe il vento di scirocco la causa dei frequenti sforamenti dei livelli massimi di inquinamento atmosferico registrati negli ultimi mesi ad Agrigento, Porto Empedocle e nel quartiere di Monserrato. A sostenerlo è l'ARPA, l'agenzia che si occupa di controllare la salubrità dell'ambiente. La massiccia presenza di polveri sottili, il PM10, presenti nell'aria sarebbe una conseguenza del vento di scirocco. A conferma dei risultati delle analisi effettuate è intervenuto Giovanni Palazzotto, uno dei responsabili dell'ARPA. La presenza delle polveri sottili nell'atmosfera, ha detto Palazzotto, è riconducibile a fenomeni assolutamente naturali. La colpa sarebbe del vento di scirocco, capace di trasportare e smistare nell'atmosfera quelle particelle di sabbia che le centraline presenti nella zona registrano e inseriscono nelle loro memorie e sono capaci di alterare i risultati. Non c'entrano le emissioni delle aziende e impianti industriali presenti nel territorio, né tantomeno gli scarichi provocati dal traffico veicolare. Le rassicurazioni fornite dall'ARPA non portano però sollievo ai cittadini, che continuano a protestare per l'aria che in alcuni giorni è davvero irrespirabile.